Questa puntata, questo nuovo appuntamento di Piano Sequenza, dobbiamo parlare sicuramente di serie molto importanti, molto seguite. Vikings è sicuramente una delle serie più rappresentative della nuova ondata di interesse per i vichinghi e nello stesso tempo ha accompagnato lo sviluppo proprio della serie TV, cioè del format serie TV in tutto il mondo. Queste 6 stagioni prodotte tra Canada e Irlanda come paesi di rappresentanza, ideate da Michael Hirst, sono sicuramente delle stagioni avvincenti che mescolano abilmente la narrazione romanzata e ad effetto con i dati storici, e con il risultato è ben, si è visto, ha avuto un grande successo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Sicuramente Vikings è una delle serie più riuscite che si possano ricordare, avvincente, ben interpretata, con una cura del dettaglio molto ben studiata e l'attenzione a quelli che sono tutti gli elementi che contribuiscono a creare l'ambientazione giusta, che non è certo facile, perché dobbiamo comunque pensare al lavoro che c'è dietro la produzione di una serie di ambientazione storica. Per quanto riguarda The Last Kingdom, questa produzione inglese, l'ideatore Stephen Butchard, che ha avuto come ispirazione, come soggetto, Le storie dei re sassoni, un volume di Bernard Cornwell. In effetti, The Last Kingdom, a differenza di Vikings, è centrato più sulle vicende dei sassoni, pur essendo nello stesso periodo storico, ambientato nello stesso periodo storico, quindi prima dell'anno 1000. È più incentrata sui re sassoni e le loro vicende, anche se ovviamente i vichinghi hanno un ruolo importante, fondamentale. Lo stesso protagonista di The Last Kingdom ha una matrice vichinga insieme a una matrice sassone. Anche in questo caso si tratta di una bella serie avvincente, che mette insieme dati storici e invenzioni della fiction ed è, diciamo, nelle 4 stagioni che finora si sono viste, è riuscita a calamitare l'attenzione in un crescendo sempre più complesso, partendo magari dalla prima stagione che sembra un po' più semplice nella narrazione. Via via la serie si rende più complessa, più interessante, i personaggi si delineano maggiormente. Possiamo dire che The Last Kingdom è sicuramente un altro punto di riferimento seriale. L'ultima cosa è su Vikings Valhalla, che da pochi giorni è entrato nella programmazione di Netflix. Ed è praticamente una sorta di continuazione di Vikings. Del resto, produttore esecutivo è proprio ancora Michael Hirst, che è l'ideatore di Vikings. La serie è ambientata 100 anni dopo Vikings, quindi siamo già all'inizio dell'undicesimo secolo, quindi dopo l'anno 1000. E racconta le vicende storiche, le imprese dei più famosi vichinghi vissuti nell'epoca. È anche in questo caso molto interessante perché ripropone ancora il dato storico in una chiave romanzata che sicuramente susciterà anche in questo caso l'attenzione del pubblico. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!